Il Consiglio Comunale di Bologna ha conferito al testimone di giustizia Pino Masciari la cittadinanza onoraria, accompagnato nei nostri studi da un gruppo di ragazzi che dicono di sostituire la scorta revocata dal Ministero. Masciari ha parlato di infiltrazione mafiosa anche nella nostra regione. Servizio. Pino Masciari, testimone di giustizia dal 1997, sottoposto a un programma di protezione assieme alla famiglia per aver avuto il coraggio di denunciare la 'ndrangheta e la criminalità organizzata. Ci sono notizie abbastanza sconfortanti per quanto riguarda anche la nostra terra, l'Emilia Romagna. Si dice che ci siano infiltrazioni mafiose della camorra e della 'ndrangheta anche in queste province, anche a Bologna e anche a Modena. Lei cosa ne pensa? Da sempre saputo, sin dagli anni 80, qui ecco, parte dell'andrangheta nel Modenese e nell'Emilia hanno fatto radice, ecco, le zone di Isola Caprizzuta, in particolar modo noi c'è il clan degli Arena, ma non sono solo quelli, ci sono i Casalesi, c'è la Camorra. Lei cosa si sente di dire agli imprenditori, anche bolognesi, anche emiliani, che magari vengono sottoposti a pressione da parte della criminalità organizzata? Guarda, gli imprenditori qui, quando prendono gli appalti, vanno giù in Calabria, e qui ce ne abbiamo tante, anche dalle leghe, dalle coppe che sono andati giù, vanno prima a trovare gli emissari dove devono pagare, perché hanno paura, perché il rischio è elevato, ma la paura non ti porta da nessuna parte. Io chiedo ai cittadini di avere più fiducia nelle istituzioni, nelle forze dell'ordine, nelle forze della magistratura, nelle forze con le istituzioni stesse, confrontarsi, non dire tutto non va per partito preso.